Eccoci. Allora, settembre un po' diverso quest'anno, estremamente diverso in quella che è la celebrazione. Devo dire che questo consiglio aperto, che ringrazio davvero dell'idea, della proposta di portarlo qui, ha arricchito anche la mia esperienza, perché il confronto democratico, le diverse visioni, il poter esprimersi liberamente e dimostrare quindi la bellezza della libertà di pensiero, della libertà di parola nei fatti e in questo luogo che è quello che in qualche maniera ha consegnato questo valore all'istituzione di oggi, è grandemente e fortemente significativo. Nello stesso tempo, però, devo dire con grande franchezza, per chi mi conosce lo sa, insomma, che io non mi tengo mai niente, che mi manca la piazza di Figline a cui sono abituata, mi manca la piazza del popolo, mi manca la piazza piena, mi manca la marcia della pace, per quello che è anche nella sua definizione, marcia, quindi lo stare insieme e della pace, il valore più bello. Ecco, questo però ho detto mi manca, ma sono certa che manca al sindaco, manca al presidente del consiglio, manca a tutti voi. Ed è stata infatti una scelta che è stata fatta e che io ho accettato, quella di modificare la tradizione di quelle che erano le cerimonie, perché oggettivamente ancora purtroppo dobbiamo fare conti con questa crisi che il Covid ci ha portato e dobbiamo essere anche d'esempio nel rispetto delle regole, nel rispetto del distanziamento, nel rispetto di quelle che sono le modalità di protezione che dobbiamo per noi stessi, per gli altri. Questo non vuol dire che assolutamente quel modo di onorare e di festeggiare la liberazione di Prato è archiviato, assolutamente, non lo è assolutamente, lo voglio dire pubblicamente, l'ho detto, guardate, in tutti questi pomeriggi, in tutte le iniziative, perché questa perplessità, questa paura aleggia in giro, no? È già il secondo anno che non lo facciamo, ma non è assolutamente archiviato, è assolutamente e soltanto sospeso. E troveremo il modo anche di conciliare il tutto, perché l'esperienza di questo Consiglio Comunale Aperto, appunto, è un'esperienza positiva. Quindi questo ci dà modo di arricchire questa giornata, di renderla ancora sempre più ricca. Che cosa è rimasto di questi 77 anni, di quella memoria della resistenza, della guerra di liberazione, di quello che questi ragazzi hanno fatto, della loro storia? È una domanda che ci dobbiamo fare, perché vedete, oggi viviamo, e io vorrei partire dall'attualità. Ho sentito parlare tanto di memoria, ma la memoria va legata anche all'oggi. E allora oggi viviamo un momento di grande crisi. La nostra Repubblica, è vero, ha vissuto tanti momenti drammatici, ha superato tantissime difficoltà, grandi, drammatiche. Ma questa è una crisi diversa, a mio avviso, una crisi complessiva, economica, sociale, culturale, ambientale, migratoria e in ultimo sanitaria con l'arrivo del Covid. E allora quando una comunità, quando una società, quando una nazione è indebolita da tante crisi che l'attaccano sotto vari punti di vista, ecco, questo è il momento in cui dobbiamo stare ancora più attenti. Perché vedete, la propaganda revisionista, quella violenta, razzista, xenofoba, cavalca proprio i momenti di crisi, le debolezze, i momenti di disperazione. È lì che va a insinuare quelli che sono i propri disvalori. E allora le formazioni neofasciste in questo periodo diventano sempre più spudorate. E noi dobbiamo stare attenta a questo, perché c'è un punto fermo che dobbiamo tenere. Anche qua a Prato
abbiamo risposto a una provocazione nel marzo del 2019, lo voglio ricordare anche se velocemente, la provocazione di Forza Nuova, e Prato ha risposto con una manifestazione che resterà orgogliosamente nella storia di questa città e che ha mostrato quello che è il volto della democrazia, un volto che anche stasera abbiamo avvertito e vissuto con la discussione di questo Consiglio Comunale. Ed è il volto delle sfumature, dei mille colori della democrazia. Contro quel gruppetto nero, monotono di nostalgici fascisti. Ecco, il colore è il nero, non è solo l'abito, è quello che contiene, è quello che rappresenta. I colori sono la diversità, la ricchezza della diversità. E allora voglio rispondere a Buongiorno che mi ha richiamato a una riflessione. Probabilmente non è stato facile, non lo so, ce lo rappresenta una scelta, ma è stata possibile. Nel fascismo non sarebbe stata possibile. La differenza netta è questa, la differenza sostanziale è questa. E allora qualcun altro, non ricordo chi, scusate, forse la Garnier nel primo intervento, parlava di peso delle parole della politica. E io sono d'accordissimo. La politica ha una responsabilità fondamentale in quello che succede nella nostra società. È un esempio importante di quello che succede nella nostra società. E allora dobbiamo stare attenti a quelle che sono le cose, le parole, le definizioni, gli appellativi, i toni con cui si parla, le argomentazioni, che a volte ci sono e a volte no, perché si parla a volte solo con uno slogan. Ecco, lì sta la differenza, la netta differenza fra chi vive la democrazia perché l'ha dentro di sé, perché la respira, la vive, la proietta nelle sue azioni, e chi ancora non ha maturato un vero valore democratico. Qualcun altro ha parlato di polemiche di questo 6 settembre e del dispiacere di vedere che in questo 6 settembre poi si possono essere sviluppate delle polemiche. Allora qui con altrettanta franchezza io dico che ieri mattina prendo il giornale, ho visto un articolo che appunto veniva titolato che il 6 settembre ci sono polemiche e con meraviglia ho visto la mia fotografia, quindi ho detto beh, che c'è, che cosa ho fatto? Ho letto l'articolo, non c'entravo niente, quindi la mia fotografia in maniera erronea è stata messa a fianco di quell'articolo. E allora voglio precisare, chi stasera verrà qua a mettere un fiore a quel monumento? Perché non ha potuto partecipare a questa manifestazione? Perché torna dal lavoro tardi? Ha tutto il mio rispetto, ha tutto il mio rispetto. Non è un'iniziativa mia, non è un appello che ho fatto io. Io insieme a tanti altri amici, insieme a tante altre realtà, abbiamo costruito un cartellone che da una settimana cerchiamo con grande fatica di portare avanti e con grande soddisfazione. E quindi ringrazio chi ha apprezzato questo sforzo e chi l'ha visto. Lo abbiamo fatto con associazioni con le quali lavoriamo costantemente e continuamente, penso all'ARCI, penso alla CGIL, con il quale abbiamo anche proposto alla città quell'appello che abbiamo sottoscritto per uniamoci e ricostruire l'Italia. L'abbiamo fatto con nuove realtà, con diverse realtà. Abbiamo chiesto nuove collaborazioni, l'Università di Firenze, a parte il Museo della Deportazione con cui lavoriamo e collaboriamo continuamente, ma con tante altre realtà, proprio perché la ricchezza è allargare questo fronte democratico, non essere chiusi in un qualcosa che sentiamo solo nostro. La libertà, la democrazia, la storia, l'esempio di questi ragazzi ci hanno insegnato che possiamo andare avanti soltanto se andiamo avanti tutti insieme.
La lezione del CNR noi l'abbiamo ben chiara. Ecco quello che è il significato di questo 6 settembre. Quindi da questa parte, per chi festeggia la liberazione di Prato, per chi ha veramente lo spirito democratico antifascista, non ci sono né polemiche né divisioni. Le polemiche e le divisioni sono con altri. Noi abbiamo, e mi dispiace che siano andati via il questore ed il prefetto, però è una cosa che sanno, perché abbiamo fatto una denuncia, una lettera aperta, in cui abbiamo questa volta preso carta e penna e detto chiaramente quello che succede di anno in anno il giorno dopo il 6 settembre, dove c'è il tentativo di fare delle manifestazioni con ricostruzioni storiche travisate, manipolate, parziali, che infangano la storia di questi ragazzi che oggi tutti insieme stiamo ricordando. E soprattutto abbiamo chiesto al prefetto, al sindaco che ho accanto, al questore, che non venga data la possibilità che questo tipo di manifestazioni, che sono contro la Costituzione, perché vanno a modificare la vera storia, vengano consentite. Ora, che siano il 6 di settembre, il 10 o in un'altra giornata, questo non ha importanza, che siano alle 10 la mattina, nel pomeriggio, alle 21 la notte, non ha importanza. Quello che ha importanza è che l'apologia del fascismo non trovi spazio in questa nostra città. Stasera siamo qua tutti insieme e tutti insieme lo dobbiamo essere per sostanza e non per forma. Qualcuno dice, capisco Maiorello che dice io sono qua e vorrei capire di più. Mi ha fatto piacere questa sua dichiarazione, vorrei confrontarmi, vorrei imparare perché vengo qua e forse non capisco fino in fondo. Probabilmente io sono più sfortunata o sfortunata perché questa storia l'ho proprio dentro di me, con tutti i racconti che ho avuto, con il fatto di essere stata a fianco a Fiorello, a tutti i suoi compagni, di aver sentito tante volte quello che succedeva qui in quei giorni. E quindi quel clima, io tutte le volte che vengo qui lo sento davvero. E quel clima però mi dà la forza di capire che gli strumenti per affrontare le sfide di oggi, che siano locali, che siano globali, che comunque sono impegnative, noi possiamo trovarle soltanto davvero in quei valori che questi ragazzi hanno anteposto alla loro stessa vita. Il valore di libertà, democrazia, diritti, il valore della persona, di ogni singola persona, perché questo è quello che fa la differenza. E allora mi viene in mente Sandro Pertini, un nostro amatissimo presidente partigiano, che appunto a proposito del rispetto e della dignità della persona, che non può essere scisso dal diritto sancito dalla Costituzione nel primo capitolo, diceva: si può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero. E questa frase ve la voglio proporre insieme ad un'altra sua frase, che diceva: gli affamati e i disoccupati sono il materiale con il quale si edificano le dittature. E allora di questo ci dobbiamo preoccupare. Ci dobbiamo preoccupare in fondo e non possiamo quindi non occuparci, non preoccuparci per le crisi aziendali che si hanno, per le denunce di sfruttamento, per le morti sul lavoro, che continuano a riempire impietosamente le nostre cronache. E non entro nel merito di quelle che sono le vertenze, perché esula dalla competenza di ampio. Però vi chiamo l'articolo 1 della Costituzione, ma anche l'articolo 41. E ve lo cito. L'iniziativa economica privata è libera,
non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Qui a Prato, durante la Seconda Guerra Mondiale, le nostre fabbriche sono state difese dagli operai, dai partigiani. Le hanno difese, tutelate, hanno nascosto i macchinari. E per questo hanno avuto la medaglia d'argento al valor. E allora non ce lo possiamo dimenticare. Oggi questo compito però è dello Stato, è delle istituzioni. È quello di difendere le fabbriche dalla delocalizzazione, di difendere le fabbriche da chiusure che rispondono alle logiche di finanza e neanche più di mercato. È quello di trovare, di aprire tutti i tavoli necessari perché si attivi un confronto che è doveroso da parte di tutte le parti, che devono trovare il modo di dialogare, di stare a un tavolo insieme, di trovare le soluzioni. I lavoratori sono la parte più debole, i più vulnerabili, e devono trovare nel sindacato un appoggio forte, una tutela, delle soluzioni possibili, perché questi lavoratori vanno protetti, altrimenti saranno quelli che dopo le denunce pagheranno il prezzo più caro. Questo è quello che dobbiamo fare tutti insieme. I tanti problemi sono stati aggravati in questo periodo dal Covid. È chiaro, ha messo a nudo tutte le nostre fragilità e ci ha però dato, ha reso evidente che nessuno si salva da solo. Non l'ho detto solo io, l'abbiamo detto in diversi, ma ce lo dobbiamo ripetere. Perché vedete, i vaccini devono essere dati a tutti, devono essere alla portata di tutti, perché altrimenti la frattura fra chi potrà avere le cure e chi non le potrà avere, chi potrà avere una garanzia e chi non l'avrà, sarà ancora più profonda. E allora le posizioni dei Novax diventano incomprensibili, ma direi intollerabili in quelle che sono le manifestazioni di violenza, perché nei fatti quelle manifestazioni distorcono e calpestano il concetto autentico di libertà. Quelli che sono i problemi, tutti i problemi, virus, inquinamento, guerra, povertà, mancanza di diritti, circolano e non esistono confini da poter chiudere per costruire isole felici dove poterci riparare. Sta nei fatti, sta sotto gli occhi di tutti e chi lo promette ci racconta balle. Il me ne frego card, come si dice, è il peggior nemico. Tutti siamo coinvolti ad essere responsabili, a fare la nostra parte. È doveroso un pensiero all'Afghanistan, qualcuno l'ha già fatto. Perché vedete, in quel paese, quello che noi, di cui noi stiamo parlando, libertà, diritti, sono stati annullati, cancellati, calpestati, nell'imbarazzo delle comunità internazionali, nel balbettio delle grandi potenze e devo dire anche nel balbettio dell'Europa, che sembra aver dimenticato il senso vero del manifesto di Ventotene, richiamato anche dal nostro Presidente della Repubblica poco tempo fa. Ed è imbarazzante la paura dell'Europa, che si preoccupa solo dell'ondata dei profughi. Ognuno di noi in questo momento deve davvero dare il proprio contributo. È stato un gigante del nostro tempo, un antifascista attivo, conseguente e intransigente. Queste sono le parole con cui il nostro presidente dell'ANPI, Pagliarulo, ha salutato Gino Strada, che credo in questo momento, in questo contesto, deve essere preso come esempio e rappresentante di un'idea diversa di umanità, di quella alle quali oggi stiamo assistendo. Ha fatto della fratellanza, dell'impegno per i diritti umani,
non degli astratti principi, ma una pratica quotidiana. È a quello spirito che dobbiamo guardare, che dobbiamo ritrovare e coltivare. E allora a questo punto, visto che ho fatto questo excursus di cose pesanti, di crisi, di cose negative, come poter dare un messaggio positivo? Beh, no, invece lo dobbiamo dare. Dobbiamo trovare la forza per andare avanti, per pensare e combattere non per il mondo dell'impossibile, ma per un mondo migliore. E io me lo sono domandata spesso: qual è il mondo migliore? Per cosa devo combattere? Io la risposta me la sono data. È il mondo descritto nella nostra Costituzione. Mettiamola in pratica. Lì c'è tutto. Se noi applichiamo quella Costituzione, quel mondo migliore, noi lo abbiamo. E allora, come ci ha sempre detto, come ci sprona ancora oggi Carlo Smuraglia, presidente emerito dell'ANPI, andiamo avanti con la Costituzione nel cuore. Ed è un impegno che come ANPI ci siamo presi. Però voglio ringraziare, guardate, tutti gli insegnanti che quella Costituzione la insegnano, la raccontano e insegnano ad amarla ai nostri ragazzi. Hanno un compito difficilissimo, quello di costruire i cittadini di domani. Un compito estremamente difficile. E allora approfitto per augurare davvero a loro, ai ragazzi, alle famiglie che si apprestano a iniziare un nuovo anno scolastico dopo quello tragico che abbiamo vissuto, davvero di poter iniziare un anno scolastico sereno e in presenza. E spetta davvero a tutti noi aiutare e impegnarsi a sollevare ogni ostacolo che possa non permettere questo. E questa forza, appunto, questo ottimismo, dove dobbiamo trovare l'energia, la carica per portarla avanti? Beh, io dico sempre che lo trovo guardando Fiorello, guardando Fiorenzo, Loris, tutti i suoi compagni, guardando a quello che è il loro esempio. Si sono buttati in una battaglia dove nessuno avrebbe scommesso e l'hanno vinta. E l'hanno vinta. Quindi noi non dobbiamo scoraggiarci. E vorrei anche guardare allo sport, perché guardate, in questi ultimi tempi, dal tennis al calcio alle Olimpiadi, ci hanno dato grandi soddisfazioni, no? E che cosa ci hanno detto gli atleti delle nostre Olimpiadi quando sono partiti, sono andati, senza avere la presunzione di essere più forti, ma hanno dimostrato di esserlo, di quanto esserlo. E di fronte alla nostra meraviglia, medaglia per medaglia, di fronte alla nostra meraviglia, che cosa ci hanno risposto? Che era frutto semplicemente di tanto, tantissimo impegno, di tanto lavoro, che era frutto della costanza, che era frutto di combattere per quell'obiettivo e con tanta volontà. Ecco, è quello spirito che noi dobbiamo avere. E un pensiero lasciatemelo dare agli atleti delle nostre Paralimpiadi. Io al loro ritorno vorrei davvero che gli fosse data a tutti loro una medaglia d'oro in più. La medaglia d'oro per averci dato la più bella lezione, per averci dato la lezione di amore alla vita, che forse a volte noi non valutiamo bene. E allora dobbiamo valorizzare tutto quello che di bello questo paese ha, tutto quello che ci può dare forza. E il valore della cultura è uno di questi, una ricchezza immensa, che invece stiamo mortificando, mettendola all'ultimo posto nelle priorità del paese. È con la cultura che si nutre la civiltà di un paese. Altro che con la cultura non si mangia. E allora prendiamo esempio da quello che hanno fatto proprio i nostri concittadini, i nostri partigiani alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel momento che dovevano ricostruire questo nostro paese, si sono rimboccati le maniche, sono partiti, è vero, dal lavoro, hanno riportato i macchinari, hanno fatto ripartire le fabbriche, ma hanno riaperto anche i luoghi di cultura, hanno riaperto subito i teatri, hanno riaperto le case del popolo perché fossero quei luoghi dove la gente potesse ritrovare
una socialità di crescita, un modo di confrontarsi, di parlare, di tornare a confrontarsi appunto dopo tanti anni in cui non era possibile più avere un pensiero libero. E hanno avuto l'ardire e il coraggio di aprire in questa nostra città un premio letterario, il premio Prato, io lo voglio ricordare, che portò qui in questa città i più grossi intellettuali, i personaggi, gli scrittori più belli. Eppure avevamo una città con le macerie ancora, ma la cultura la misero al primo posto insieme al lavoro. Ecco, allora dobbiamo subito riaprire i luoghi di cultura, dobbiamo aiutare e sostenere i nostri artisti, la loro creatività, dobbiamo ridare linfa a quella stagione di ricostruzione del dopoguerra, augurandoci che faccia da traino alla rinascita del nostro paese. E concludo con le parole di un grande artista che ci ha lasciato da poco, Franco Battiato. Si può sperare che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature, se avremo ancora un po' da vivere. Buona festa della liberazione.